e alla fine, seppur in versione ridotta e con un percorso modificato, il corteo di Forza Nuova ha sfilato per le vie di Prato. Basta 150 i militanti che dalla stazione del Serraglio sono giunti alla piazza del Mercato Nuovo per dire no all'immigrazione clandestina, ribadendo a più riprese i concetti di Dio, patria e famiglia. A questo punto Prato evidentemente ha bisogno di una forte presenza di Forza Nuova. Io sono a 2 ore e mezza da qui, quindi sicuramente verrò più di una volta in questa città. A 900 metri di distanza, il presidio antifascista in Piazza delle Carceri. E questi vengono a sventolare con quale coraggio, con quale bambini, marzapotto, 1830 persone, bambini saltati per l'aria e mitragliati a Sant'Anna di Stazzema. A richiamare in piazza oltre 60 associazioni, l'Ampi Nazionale, oltre 3.000 le persone in piazza. Perché qui? Beh, perché mi sembra importante esserci, perché questa è una festa per ricordare che insomma ci sono dei principi, che esiste una Costituzione. Anche perché questa è una manifestazione colorata, pacifica. La risposta è spontanea e quindi meglio di così non potevamo prevedere. Tornando invece in piazza del Mercato Nuovo, tensione quando, seppur nelle vesti di giornalisti, sono arrivati in piazza Gad Lerner e Diego Bianchi. Anche tu qua? Io sto qua a lavorare come voi, esattamente con lo stesso ruolo. Via. Sono colpi via. Giornali, politici, vescovi hanno gridato no passaran! Ma invece noi siamo passati! La manifestazione di Forza Nuova si è conclusa con l'intervento del leader nazionale Fiore. Presenza di uomini di chiesa che non credono di più, salvo che il business dell'immigrazione è uno scandalo che offende la nostra fede. Italia, l'Italia, l'Europa, gli europei!